Venditalia 2014, siamo allo stand Bianchi Vending Group e siamo con l'amministratore delegato, il dottor Luca Parolari. Luca, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Luca, voi siete qui per in uno stand che è maestoso come al solito, con tante novità. Questo Venditalia 2014 sarà ricordato certamente per le tante novità presentate da tantissime aziende. Voi che cosa andate a presentare? Il completamento della nostra gamma è sempre il nostro obiettivo. Ripartiamo ovviamente rivalutando, riqualificando quello che è l'offerta delle macchine Duo che abbiamo qui di fronte a noi, quindi con la possibilità di personalizzarle nelle varie versioni che abbiamo in questo momento in produzione, dalla nuova versione instant solubile fino a quelle con il sistema per la sanificazione dell'acqua. E poi abbiamo ancora una volta lavorato per, come dicevo prima, il completamento della gamma tabletop. Abbiamo tre nuove versioni e nel settore snack and food abbiamo introdotto, da ultimi, non certamente da pionieri, però abbiamo introdotto in tutta la gamma anche noi l'ascensore, quindi per consegnare le bevande in maniera più efficace. E noi dedicheremo 60 secondi a ognuna di queste macchine che sono in diverse location di questo stand. Nel frattempo apriamo l'inquadratura a questo straordinario panorama fatta di tre Duo diverse che sono appunto con decorazioni diverse. Luca, come nasce il concept di Duo? Il concept è stato sviluppato insieme a un'azienda appunto che si dedica a questo, a gestire ed innovare concept, che si chiama Vovo, che ci ha lanciato questa sfida di poter integrare un sistema ad acqua per appunto la sanificazione e con la consegna di un'acqua sia frizzante che fredda che a temperatura ambiente insieme a una macchina di caffè, per cercare di unire quelli che sono due mercati, quello della gestione dell'acqua e quello della gestione del caffè, che hanno una tendenza ad essere sempre più vicini e ad avere una gestione comune. Queste macchine sono poi state concettualizzate in varie forme, in varie versioni, fino a diventare un prodotto un anno fa, prodotto che è stato lanciato sul mercato anche per la sua propria, con successo per la propria flessibilità di adattamento, nel senso che oltre ad avere un'unica gestione centralizzata dell'acqua, appunto del sistema caffè, ha la possibilità di essere totalmente customizzato. Qui vedete alcuni esempi, ovviamente neutri, nel senso che si tratta di customizzazione fatti da Bianchi, ma qualsiasi operatore barra gestore o azienda privata ha la possibilità di creare un prodotto a sua immagine e somiglianza integrando il proprio brand. Quindi se io per esempio nei miei uffici con i miei 500 dipendenti voglio andare a inserire il marchio Vending TV, Vending News, Vending Newsletter sul distributore, può essere customizzato nei vari distributori che vado a inserire nei tanti metri quadri dell'azienda. Esatto, cioè la macchina è, diciamo, neutra, è preparata con plastiche bianche neutre che possono essere poi customizzate a seconda del brand che si vuole promuovere, a seconda di quello che è la necessità dello stesso utente di promuovere via via vari prodotti piuttosto che appunto il proprio marchio in via definitiva. Questa è una macchina che ci affascina sempre tantissimo, anche e soprattutto per la sua efficienza, per la sua bellezza, il suo design e il fatto che sia piccola e abbia tantissime funzioni al suo interno. Luca, guidaci dall'altra parte per scoprire tutte quelle che sono le altre novità che andate a presentare. Andiamo! Eccoci qui e proseguiamo. Spiegaci un attimo. Allora, questa è una delle novità. Qual è? Questa è una macchina 1200 bicchieri con integrato varie funzionalità. Abbiamo la possibilità di consegnare bicchieri grandi, quindi bevande in bicchiere grande, bevande in bicchiere tradizionale, diciamo da 70, con allo stesso tempo ancora una volta la possibilità di guarnire le bevande con sciroppi caldi e freddi, piuttosto che con addizionando dei prodotti solidi sopra la bevanda. In più
da quest'anno abbiamo uno schermo full touch screen che gestisce sia la parte ovviamente di bevande, come potete vedere, di bevande liquide, che la possibilità di fare dei menu combinati, quindi abbinandola a una macchina dello snack and food, consegnare simultaneamente due prodotti, quello solido e quello liquido, ed infine una parte totalmente dedicata alla pubblicità, una parte che può essere customizzata dal cliente. Tutto questo software è ovviamente proprietario e tutto questo software è totalmente customizzabile da parte dell'operatore e del cliente, e con ovviamente rispondendo a tutte le necessità di legge, per esempio, come vedete, spostando in funzione delle persone differentemente abili la schermata di controllo più in basso, mantenendo la funzionalità illustrativa, diciamo divulgativa, sempre attiva. Andiamo dall'altra parte, perché da quest'altra parte tu ci dicevi presentate la nuova Gaia. Sì, questa è la nuova Gaia, che ha tre versionamenti, quindi una versione, diciamo, basica, la versione cosiddetta style, dove abbiamo una membrana, una tastiera a membrana. La stessa macchina ha una versione top, quindi con lo schermo touchscreen integrato, e la stessa macchina ha una versione cosiddetta lounge, quindi riportando un po', mutuando l'esperienza delle automobili, che ormai è familiare per tutti, si può selezionare attraverso la manopola e poi cliccando quello che è il prodotto. La cosa interessante è che abbiamo aumentato la capacità della macchina fino a 1,3 kg, estendibile poi a 2, e che tutte queste tre versioni sono moduli, per cui uno può upgradare o downgradare la propria macchina a seconda delle necessità e della location. E quindi abbinati. Da ultimo un piccolo elemento estetico, quindi il portabicchiere, che può essere, nel momento in cui si utilizzano caraffe o bicchieri brocchi o altri bicchieri più grandi, può essere integrato all'interno della macchina e poi reso disponibile per come portatazze tradizionale. E ultimo, ma non ultimo, seguiteci, andiamo a vedere, chiediamo umilmente scusa, andiamo a vedere la caratteristica che per voi è un piccolo fiore all'occhiello con l'ascensore interno. Come dicevo, non sicuramente per primi, ma diciamo allineando quello che è anche una tendenza del mercato, abbiamo integrato nella nostra macchina nuova gamma Vista l'ascensore, che permette di consegnare i prodotti in maniera più efficace, nel senso evitando rotture, evitando problemi, ed è questa la novità per la gamma Snack and Food che presentiamo, in perfetta abbinata, come puoi vedere qui, con la nuova gamma Lei 500, anch'essa col concetto della modularità, quindi delle tre tipologie di tastiere: tastiera a membrana a basso costo, la tastiera soft touch a sfioramento, dove abbiamo anche qui integrato un piccolo schermo 7 pollici per la parte divulgativa, pubblicitaria e informativa degli elementi nutrizionali, e la full touch screen che riporta, come vedete, la stessa grafica e gli stessi concetti. Per noi è molto importante la modularità per trovare delle economie di scala, per trovare anche un'offerta più competitiva rivolta ai nostri clienti. Luca, sei stato squisitissimo, assolutamente giusto nei tempi, non posso che ringraziarti, e tu nel frattempo ringrazia e saluta gli amici di Vending TV che hanno avuto la pazienza di riuscire ad ascoltarci negli ultimi 10 minuti. Molto bene, grazie a tutti e vi aspettiamo nel nostro stand. Molto volentieri. Noi nel frattempo, dopo aver approfittato di un buon cappuccino erogato con la Lei 500, proseguiamo per andare a scoprire tutte le altre novità di questa Venditalia 2014.